Si apre un nuovo anno e quali sono le criticità alle quali prestare particolarmente attenzione? Luci e ombre, nel senso che Torino ha una grande tradizione economica e anche istituzionale, direi, a livello anche dei singoli cittadini. Però è una realtà complessa che quindi contiene anche delle sacche di disagio che vanno attentamente seguite. Il 2022 porterà con sé tutte le ferite del 2021, le questioni aperte, le sconfitte della società, i numeri sconcertanti ai quali dire basta. Uno su tutti, 40, le morti sul lavoro che continuano ad accadere nonostante tutti gli appelli per frenare questa strage, i tre operai morti nel crollo della gru in via Genova e la tragedia più recente. A livello locale esiste un protocollo da molti anni che però necessita di un aggiornamento. Praticamente si tratta di mettere insieme le risorse umane di tutti gli enti che svolgono attività ispettive per poter controllare il maggior numero possibile e nella maniera più efficace possibile le varie situazioni lavorative. La prefettura offre il suo tavolo, diciamo, vuole coordinare questa attività, ma è un'attività che viene portata da tutte le componenti. Un lavoro di squadra per vincere un'altra delle grandi sfide per il 2022, la lotta al Covid. Con il rialzo del contagio, i controlli vanno avanti spediti, 30.000 in 2 settimane, centinaia di persone sanzionate. I dati testimoniano anche una sostanziale osservanza, ecco. Devo dire che mi è sembrato un atteggiamento piuttosto responsabile quello dei cittadini in generale. Se poi parliamo delle manifestazioni no Green Pass, si sono sempre svolte in modo assolutamente civile e pacifico e purtroppo abbiamo dovuto registrare una diffusa inosservanza dei sistemi di protezione delle mascherine. Che cosa la preoccupa, nel senso che presterà particolare attenzione a livello di criminalità in questo territorio? Beh, innanzitutto noi dobbiamo fare molta attenzione alle infiltrazioni della criminalità organizzata, perché dobbiamo renderci conto di un fatto incontrovertibile. Le mafie vanno dove c'è il denaro. Allora, sotto questo aspetto dobbiamo essere molto consapevoli, facendo un'opera di persuasione e di vicinanza non soltanto ai settori economico-produttivi, ma io direi a livello culturale, all'interno delle scuole, nei confronti dei ragazzi, anche in più tenera età. Costruire la cultura della legalità anche per contrastare la microcriminalità a partire da un fenomeno in crescita, le baby gang, ragazzi poco più che bambini che picchiano e derubano i coetanei e poi le aggressioni ad altre fasce fragili della popolazione, gli anziani, sempre più nel Piemonte che invecchia e le donne. L'invito è ad aprirsi e denunciare. C'è una diffusione di brochure, di dépliant, dei contatti anche che le forze di polizia attivano non soltanto nei confronti delle singole persone che si rivolgono a loro, ma anche nei confronti del tessuto associativo, quindi a livello di quartiere, di vicinato. C'è qualcosa della sua lunga esperienza, anche a Caserta, la più recente, che lei vorrebbe portare in qualche modo a Torino? Qualcosa che le sta proprio a cuore? Guardi, quello che a me sta a cuore è la coesione sociale. Questo è l'obiettivo, nel senso che di fronte ad una problematica ci si siede tutti attorno ad un tavolo, ognuno fa un passo indietro rispetto alle proprie appartenenze, alle proprie passioni, ai propri particolarismi e ci si mette tutti insieme per affrontare e cercare di dare una soluzione ai problemi.